Dunque, andiamo a vedere quali sono le possibilità per sbloccare un iPhone bloccato dal proprietario. Ora, il mio consiglio è quello di utilizzare iTunes per rimuovere questo blocco. Per farlo, però, è necessario avere sull'iPhone disattivata la funzionalità Trova il mio iPhone, chiamata anche Dov'è. Quindi, se non lo abbiamo, possiamo agire nel seguente modo: se su un altro dispositivo abbiamo lo stesso login effettuato con lo stesso indirizzo Apple ID, possiamo andare all'interno delle impostazioni e selezionare il nostro ID Apple e quindi tentare da qui di modificare la password per riuscire poi a formattare a distanza o accedere all'iPhone che tuttora abbiamo bloccato. Supponiamo di avere un iPhone nuovo o un iPhone vecchio con le stesse credenziali, qui potremo cambiare. Ma se non riusciamo, possiamo utilizzare un programma che si chiama FormiKey, disponibile sia per Windows che per Mac. In questo modo saremo in grado di collegare il nostro dispositivo e andare a rimuovere online il blocco di iCloud. Vi faccio vedere come. Intanto colleghiamo il dispositivo al PC o al Mac. Quindi premiamo su Inizia a rimuovere. Se richiesto, autorizziamo la connessione su iPhone. Dopodiché mettiamo in modalità DFU con l'apposita guida della pressione dei tasti, oppure premendo direttamente l'avvio, e inizierà il processo di rimozione. Ok? Una volta terminato, riseguiamo la guida per mettere in modalità di recupero. iPhone si riavvierà dopo aver eseguito il jailbreak su i dispositivi funzionanti, chiaramente, e quindi saremo in grado di completare la procedura andando a premere su fatto e potremo continuare a riconfigurare iPhone da capo senza dover inserire alcune delle nostre credenziali. Noi ci vediamo al prossimo video. A presto!